Parliamo di Bacio, un prodotto fatto di Artemisia GNP A, verde classico, quindi Artemisia Valdostana, insieme a del cioccolato Profiterol fondenti in questa crema, creando questo prodotto innovativo, nuovo, che piace tanto e che si utilizza fondamentalmente a caldo e a freddo, bevuto da sole come preferisco consumarlo, ma anche assieme a del gelato, assieme a delle tegole valdostane, a dei prodotti tipici, a fine pasto, con del ghiaccio on the rocks molto semplice, ma ci sono anche altri sistemi di consumarlo, anche altri sistemi di costruirci dei cocktail sopra, costruirci delle situazioni interessanti per l'all day, per l'after dinner, per tanti momenti della giornata. Ma per questo abbiamo il nostro barman di riferimento, Renzo Bussi, che ci racconterà qualche cosa sulla sua trasformazione. Buongiorno. Siamo qui per farvi vedere alcuni cocktail con questo fantastico prodotto di nuova creazione della Saint Roch, il Bacio, a base di cioccolato e GNP Artemisia. Oggi vi faremo vedere due cocktail. Il primo che andiamo a fare, partiamo dall'idea dell'Alexander. L'Alexander è uno dei cocktail più famosi, un cocktail internazionale, lo conosciamo bene tutti quanti, è fatto con del brandy come base, del liquore al cioccolato scuro e della panna. In questo caso noi andiamo a togliere chiaramente il cioccolato scuro e ci andiamo a mettere il Bacio, e invece al posto del brandy andiamo a utilizzare questo fantastico liquore alle castagne sempre prodotto dalla Saint Roch. Il cocktail rimarrà molto dolcino, molto piacevole, molto femminile, ma anche amato dai maschietti. Beh, inizierei a farvi vedere come farlo, e i dosaggi sono 3 celle di liquore alle castagne, 3 celle di Bacio e 2 celle di panna liquida. Adesso passiamo a un cocktail come in questo caso, dove l'ispirazione è proprio quella del grasshopper, ovvero non è solo l'ispirazione, è proprio una vera e propria variante. Ovvero il grasshopper è un cocktail internazionale che viene fatto con liquore di menta verde, con cioccolato bianco, ovvero cioccolato senza colore, e panna. In questo caso invece ne andremo a utilizzare il nostro Bacio e della menta verde. E questi due liquori abbinati insieme li andremo a shakerare insieme a della panna e poi concluderemo con una spolveratina o di fava di cacao oppure eventualmente, se ce l'avete, della fava di tonka, che dà un profumo molto particolare al cocktail e ne risalta ancora di più la tipicità del Bacio.